Assessore Nardoni. Sì, grazie. È un'attività che va avanti da diverso tempo. Innanzitutto buongiorno a tutti e buongiorno agli illustri ministri con i quali ci siamo confrontati più di una volta su questo tema e sul tavolo di coordinamento abbiamo più volte avuto la necessità di dover confrontarci per cercare di trovare le soluzioni, ma devo dire che anche noi, così come hanno fatto i ministeri, anche noi con il mio collega che rappresenta l'ambiente abbiamo avuto modo anche di confrontarci, ma addirittura abbiamo partecipato insieme in conferenza Stato-Regione per poter in qualche maniera portare avanti il lavoro che è stato fatto. Io ho preparato un piccolo documento per entrare un po' più nel tecnicismo, perché credo che ci siano il lavoro fatto dalle regioni, o meglio, il lavoro fatto dalle regioni che rappresentano il mondo dell'agricoltura debba essere in qualche maniera raccontato per capire quali sono le reali esigenze del comparto agricolo e probabilmente anche per incominciare a dire che forse non è la causa, non va imputata esclusivamente o eccessivamente al mondo dell'agricoltura, ma probabilmente ce ne sono tante altre. Il problema dell'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee provocato dai nitrati è all'attenzione della Comunità Europea, come meglio di me sicuramente sapete, dagli anni 70. Nel quarto programma d'azione della Comunità Europea in materia ambientale viene presentata una proposta di direttiva sul controllo e sulla riduzione dell'inquinamento idrico risultante dallo spandimento dello scarico di diezione del bestiame o dall'uso eccessivo dei fertilizzanti, pratiche ritenute le principali responsabili di questo tipo di contaminazione. Causa principale dell'emanazione della direttiva nitrati 91676 della Comunità Europea, pietra miliare nella regolazione per gli Stati membri, è infatti l'inquinamento da nitrati delle acque, problema comune a tutti i paesi europei, favorito secondo il legislatore dal ricorso a pratiche agricole intensive quali un maggior utilizzo di concimi chimici e una maggiore concentrazione di bestiame su distese di entità più ridotta. L'attuazione della direttiva nitrati si articola in varie fasi. La prima fase è nella individuazione delle acque di superficie e sotterranee inquinate e quelle che potrebbe essere inquinante in base ad una procedura e a criteri enumerati nella direttiva, in particolare qualora la concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee o di superficie sia superiore ai 50 mg o qualora le acque di superficie risultano eutrofiche o possono diventarlo. La successiva fase è nella necessità di dover designare come zone vulnerabili tutte le zone, come diceva perfettamente il Ministro Martina, tutte le zone note nel loro territorio che scaricano le acque di superficie sotterranee interessate all'inquinamento o che possono esserlo. La direttiva nitrati prevede la possibilità per gli Stati membri di essere esonerati dall'obbligo di disegnare zone vulnerabili e specifiche quando i programmi d'azione sono applicati in tutto il territorio nazionale. L'ulteriore fase è quella appunto di fissare codici di buona pratica agricola, quello su cui stiamo lavorando anche noi come coordinamento, e poi l'ulteriore ancora fase è quella di elaborare programmi d'azione con l'obbligo di attuazione da parte di tutti gli agricoltori che operano nelle zone vulnerabili. Tali programmi includono obbligatoriamente le misure indicate nei codici di buona pratica agricola, nonché le misure aggiuntive volte a limitare l'applicazione di concimi minerali e organici contenenti azoto e di affluenti di allevamento. La direttiva nitrati ha avuto il suo limite nell'efficacia applicativa, in quanto si basava sull'assunto che l'inquinamento da nitrati fosse esclusivamente di origine agricola, rappresentando ciò un limite anche all'attuazione dei piani di intervento nazionali e regionali. Evidenza di ciò sono le restrizioni poste dall'utilizzo dei reflui zootecnici a prescindere dalle origini della fonte di inquinamento da nitrati. In molte aree individuate come zone vulnerabili ai nitrati per il superamento dei limiti si è stati costretti a attuare un piano di azione per l'utilizzazione razionale dei reflui zootecnici, anche se in dette aree non erano presenti allevamenti zootecnici né venivano utilizzati reflui zootecnici sul suolo. Attraverso studi e ricerche è stato evidenziato che non vi è sempre relazione tra inquinamento di nitrati dei terreni e delle falde acquifere e attività del settore agricolo e zootecnico in particolare. A maggio del 2011
in conferenza Stato-Regioni, si è sancito l'accordo per avviare un monitoraggio completo del territorio italiano al fine di accertare le fonti di inquinamento da nitrati. L'accordo scaturiva proprio dalla necessità di meglio definire le zone vulnerabili alle quali applicare le misure restrittive relativamente al carico di bestiame e alla quantità di letame da spargere sui terreni. Dopo 2 anni di monitoraggio sono arrivati i primi risultati. La sorgente dell'inquinamento non è esclusivamente l'agricoltura, in quanto la maggior parte del territorio italiano, in misura variabile dal 36 al 55% a seconda delle regioni e indipendentemente dal grado di pericolo, è prevalentemente soggetta alla presenza di sorgenti multiple e quindi non esclusivamente agricole. Ma l'esito più significativo della rilevazione è che il contributo di natura zootecnica, così come quella civile, interessano non più del 10% della superficie regionale, smentendo una volta per tutto la prevalenza zootecnica. Lo studio dimostra quindi che nelle 5 regioni sotto esame, e cioè in Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte, Friuli, Venezia Giulia, l'impatto dei nitrati di natura zootecnica interessa non più del 10% delle superfici, tranne in Piemonte, dove il tasso sale al 19%. Quindi la responsabilità del processo di contaminazione da nitrati non è attribuibile alle sorgenti zootecnico prevalente. L'indagine conferma quindi che la zootecnia non è la sola responsabile dell'inquinamento da nitrati, ma concorrono in maniera determinante anche altre attività produttive. Questi risultati hanno dato forza al settore agricolo per chiedere un cambio di strategia sia a livello comunitario che nazionale per modificare una normativa che ha posto al centro delle scene solo gli agricoltori e gli allevatori in quanto responsabili diretti degli inquinamenti da nitrati e quindi oggetto delle relative misure penalizzanti. La volontà delle regioni e del governo è stata quella di mettere appunto una strategia in ampio respiro che coinvolgesse oltre il Ministero delle Politiche Agricole anche quello dell'Ambiente e le regioni in una revisione a livello europeo di direttiva nitrati che prendesse in esame l'effettiva capacità di assorbimento dell'azoto da parte delle colture in modo integrato e intersettoriale. Siamo arrivati ad oggi, a dicembre 2014 si è raggiunto un risultato importantissimo attraverso l'approvazione di conferenza Stato-Regione del nuovo decreto in attuazione delle direttive nitrati. Devo dirvi anche che abbiamo avuto una forte attività di comunicazione con il ministro Martina per cercare appunto di velocizzare questa attività. Decreto ottenuto dopo un lungo e intenso lavoro di concertazione appunto tra i ministeri e tra i coordinamenti regionali, interregionali per i settori ambiente, energia e agricoltura. Il confronto tecnico leale e costruttivo instaurato ha finalmente permesso di convergere le 2 importanti disposizioni. Una, l'individuazione della ZVN che venga fatta sulla base dei carichi inquinanti derivanti ad eventuali fonti di origine non agricola che possono concorrere a determinare o attuare lo stato di contaminazione. E l'altra, che i piani di azione debbano prevedere azioni specifiche per le attività non agricole individuate tra le fonti di pressione. Altro importante risultato raggiunto col nuovo decreto è stato l'equiparazione del digestato di qualità proveniente principalmente da biomasse agricole ai concimi chimici, favorendo in tal modo la valorizzazione agronomica e sottoprodotti dell'attività di trasformazione energetica delle biomasse di origine agricola. Risultato che da un lato favorisce l'utilizzo delle biomasse, dall'altro elimina l'utilizzo eccessivo di concimi chimici di cui ciclo produttivo richiede uso di energia non rinnovabile. Questa nuova disposizione è ottenuta a seguito di un lungo lavoro di concertazione, sono la base di un nuovo indirizzo che anche lo Stato italiano potrà determinare nei futuri momenti di confronto con la Commissione europea, al fine di una più attenta valutazione delle fonti di inquinamento, ma anche di una minore pressione burocratica ed operativa laddove non vi siano fattori da attribuire alle imprese agrozootecniche. Grazie. Grazie.